Non ho dormito perché sono arrabbiato e vado subito al dunque della questione. Io non ce l'ho con il Presidente del Consiglio dei Ministri, ma ce l'ho con questa costante e continua improvvisazione. Questa apertura a rate che ci è stata propinata, dal 4 di maggio una cosa, dal 18 di maggio un'altra cosa, dall'1 di giugno un'altra cosa. Questo primo aspetto, vi dico francamente, cosa avrei fatto io? Beh, avrei dato una data anche agli italiani, parlando chiaramente, dicendo si riapre il 18 di maggio, si riapre l'1 giugno. Una data ben precisa, prendendomi la responsabilità e la conseguenza di questo. Secondo aspetto, perché se circa il 70% ancora dei contagi che si vanno registrando sono concentrate solo su 3 regioni del nord, bisogna applicare a tutto il resto dell'Italia le medesime restrizioni. Io questo non lo capisco e guardate, sono solidale con i nostri amici lombardi, veneti, piemontesi, veramente, però non è logico continuare a tenere sotto libertà vigilata con le stesse modalità il territorio italiano. Quindi anche qui registro un grave errore non aver avuto il coraggio di differenziare le misure, considerato che c'è il divieto di continuare a passare da una regione all'altra. Quindi secondo elemento che manca ed è fondamentale, dire una volta per tutte agli italiani: la situazione a nord da questo momento è così, al centro e nel meridione è pomì. Anche qui mancanza di coraggio. Dopodiché noi oggi prepareremo la nostra controproposta, perché non basta solo criticare, sono fermamente d'accordo, e la comunicheremo a tutti alle 18:45 nella nostra diretta. Ma comincio ad anticiparvi alcune cose. Bisogna trattare il territorio in modo differenziato per come oggi è il riscontro dei contagi. Prima questione. Seconda questione, bisogna introdurre il concetto ormai in Italia di libertà vigilata, piaccia o non piaccia, ma questo cosa presuppone? Che tutta una serie di attività vanno aperte secondo una nuova modalità alla quale ci dovremo adeguare, e parlo delle chiese, per le quali io sono per aprirle e contingentare, anche prenotarsi per andare in chiesa e partecipare alla Santa Messa, ma consentite però di celebrare le messe. Qui diamo la responsabilità naturalmente alla CEI di stabilire, secondo delle prescrizioni di sicurezza, quali sono le modalità, e quindi ci si prenota per andare a messa. Non è un dramma, ma meglio prenotarsi e poterlo fare che non andarci affatto. Lo stesso per quanto riguarda i cimiteri. Non è possibile che noi continuiamo a lasciare, a tenere chiusi i cimiteri. Anche lì si prenota prima per andare, e così si contingentano le entrate. Lo stesso per quanto riguarda le altre attività, ristoranti, parrucchieri, tutto ciò che ancora si tende a tenere chiuso perché si usa il metro, ribadisco, dei nostri fratelli del nord per tutto il resto d'Italia. È sbagliato, Presidente Conte, stai continuando a sbagliare e soprattutto state continuando a non volervi prendere la responsabilità che vi compete, che vi tocca, perché siete voi a comandare l'Italia. Noi siamo da questo punto di vista dei modesti attuatori, noi sindaci sul territorio. Quindi il sindaco De Luca, che è molto critico rispetto a questo ultimo DPCM, oggi elaborerà una proposta molto concreta. E anche per quella che è l'utilizzo del suolo pubblico, si dica una volta per tutti, magari ai ristoratori che devono modificare i loro spazi interni in relazione a bagni, a norme riguardante
la sicurezza e l'igiene pubblica e gli diamo gli spazi esterni, lo stesso per quanto riguarda gli impianti di balneazione, ma gli vogliamo dire subito quali sono le condizioni per riaprire e ognuno si fa i conti con la propria tasca. Ecco, ho voluto fare degli esempi concreti del perché è inaccettabile un ulteriore DPCM che continua a danneggiare la nostra economia. Caro Presidente Conte, chi è imprenditore è abituato a rischiare e quindi della mancia di Stato non se ne fa nulla, ma anche perché la mancia di Stato data con il pagamento del pizzo legalizzato della vostra burocrazia, cosa che non avete assolutamente toccato e della quale siete schiavi, è ovvio che è inaccettabile. Non avete neanche il coraggio di prendere a caccia in culo la burocrazia che vi sta uccidendo quasi quanto il coronavirus. E allora abbiate coraggio, per cortesia, ascoltate il territorio e soprattutto fate provvedimenti di buon senso e soprattutto differenziate, per come è giusto per ora, la situazione tra territori. Purtroppo di libertà vigilata si tratta, l'ho detto dall'inizio, e in quest'ottica dobbiamo entrare.